Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto gamberi, gorgonzola e zucchine. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono gamberi sgusciati, gorgonzola, riso di tipo carnaroli, burro, zucchine tagliate a cubetti, cipolla, acqua, pepe rosa, dado, sale, olio e vino bianco. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla ed azionare il bimby per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le zucchine. Ed azionare il bimby per 5 minuti. 100 gradi. Antiorario, velocità soft. Aggiungere il riso ed azionare il bimby per 2 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungiamo il vino. Ed azionare il bimby per 2 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere l'acqua, il dado, il pepe nero e il sale. Mescolare con la spatola a fondo e cuocere per 10 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere i gamberi il gorgonzola il burro e il pepe rosa amalgamare con la spatola e proseguire la cottura per 6 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Il risotto è pronto. Impiattare decorando con pepe rosa e prezzemolo e servire.
Risotto, gamberi, gorgonzola e zucchine. Grazie e alla prossima ricetta!